andiamo a vedere come poter realizzare una fontana utilizzando il super spray. Sicuramente il sistema super spray è quello più utilizzato di tutti tra i sistemi basilari delle particle system, poiché esso consente di avere una maggiore elasticità anche a livello di parametri. Quindi generiamo il nostro super spray. Questa fontana sarà una fontana a getto e per poter generare questo getto abbiamo bisogno sicuramente di applicare anche una variazione sugli assi. Quindi andiamo nel super spray, andiamo naturalmente a visualizzare il 100% di particles. Andiamo a lavorare sui parametri di divergenza. In questo modo avremo questo effetto. Naturalmente vogliamo far sì che tale effetto vada poi a ricaduta, che quindi poi dopo le particles scendano verso il basso. Per far questo andiamo a generare una forza di gravità, quindi una gravity, e colleghiamola con il bind space warps, colleghiamo il nostro super spray ad essa. Magari è troppo influente, possiamo abbassare la sua forza, ok, possiamo andare a lavorare sui parametri del super spray. Girarla a 180 in modo tale che sia su 180 gradi. Offset plane 12, vabbè, qui che bene. Andiamo quindi a lavorare adesso sul parametro che riguarda la nostra velocità e la quantità di particles. Solitamente io preferisco lavorare con un use total, poiché mi dà la possibilità di vedere tutte le particles che vengono generate, ma in questo caso utilizziamo tranquillamente use rate. Possiamo dare a 60, 80 come quantità di particles per rate e andiamo ad alzare la velocità di emissione. Segniamo una variazione, 25%. 1100, 100, vabbè, anzi 120, poiché abbiamo timeline di 100 in questo caso qui. Ok. In questo caso avremo questo effetto fontana di ricaduta. Perfetto. Naturalmente vogliamo anche. Andiamo a lavorare allora la vita naturalmente delle nostre particles. In questo caso lasciamole. Portiamole a 100. Allora vedremo anche il perché. Variazione, diamo 25. E poi possiamo lasciare per ora, possiamo lasciare gli altri parametri invariati. Dico per ora perché naturalmente andiamo a realizzarci un piano che sarà lo specchio di acqua dove le nostre particles andranno a rimbalzare, quindi andiamo a crearci un deflettore sotto le forze deflettore, un deflettore universale. Anche un pochino più in basso rispetto al nostro emettitore, anche il nostro emettitore lo portiamo a 0.
Naturalmente questo nostro deflettore avrà delle proprietà come il bouncer che adesso portiamo a 0 e andiamo a collegarlo al nostro super spray, sempre con il Bind Space Warps. In questo modo possiamo vedere che le nostre particles saranno comunque emanate anche al di fuori. Naturalmente vogliamo far sì che questa nostra fontana sia già attiva al frame 30, quindi dal frame 0, quindi come al frame 30 anche al frame 0. Quindi possiamo tranquillamente alla voce del super spray a emission emitter start andare a segnare un valore negativo, per esempio meno 30. La vita in questo caso delle nostre particles la portiamo a 30, vediamo cosa succede con 30, con 20. Ok. Possiamo abbassarla ancora a 20, 15. A questo punto sulla nostra invece, sul nostro deflettore andiamo a lavorare un pochino con il bounced, quindi con i rimbalzi. Mettiamone a 5, la variazione, anche in questo caso 25, caos della variazione sempre andiamo a 50. Volendo potremo lavorare anche con la friction, che sarebbe l'attrito che abbiamo, per esempio, il 25%. 0,6. Ok, andiamo a vedere nostri effetti sono rimbalzano parecchio, quindi potremmo abbassare a 2 Bene. Andiamo ad aggiungere anche un drag. Colleghiamolo sempre con Bind Space Warps. Durata del tempo 1000. In questo caso meno 30, così sarà fin dall'inizio. Ed ecco qui il nostro effetto di fontana.